Ciao ragazzi, bentornati sul canale, sono Ben. Oggi parliamo di Wraith, di Oblivion, Afterlife. Beh sì, tentativo di green screen, volevo fare una cosa un po' particolare con questo video, ma la tonalità non va bene, le luci non vanno bene. Pazienza, almeno ho cambiato colore allo sfondo. Like, iscrizione e campanella per rimanere sempre aggiornati, venite a trovarmi su pagina e gruppo Facebook di Advanced Warfare e utilizzate il link in descrizione per comprare i vostri giochi preferiti su Instant Gaming a prezzi scontatissimi e facendo ciò, a costo zero, supporterete anche il canale, grazie mille. Dunque, Wraith di Oblivion Afterlife è un horror interattivo in uscita il 22 aprile su piattaforma Oculus e in arrivo invece il 25 maggio su piattaforma Steam. Non l'ho inserito all'interno del video con le uscite del mese di aprile perché volevo dedicargli un video a parte, quindi eccoci qui a parlarne. La particolarità di questo gioco è che si tratta più o meno di un lungometraggio interattivo in computer grafica, vissuto in prima persona all'interno del quale potrei prendere delle decisioni e in base a queste ovviamente la storia si evolve. In questa esperienza in VR disponibile dapprima su Quest e Rift e successivamente su Steam, impersoni uno spirito della morte con dei poteri particolari, come la possibilità di manipolare oggetti a distanza oppure quella di modificare l'ambiente circostante e perfino passare attraverso le pareti. Via via che procedi nel gioco i tuoi poteri diventano sempre più forti e quindi con nuovi poteri potrai accedere a nuove aree del gioco. Il gioco è ambientato nella Barclay Mansion, ossia Villa Barclay, visto che in questo gioco c'è anche disponibilità e la lingua in italiano. Ancora non ho capito se si tratta del doppiaggio, dei dialoghi o soltanto dei sottotitoli, però qualora fossero sottotitoli già va benissimo, insomma, siamo abituati a non averne, anche sottotitoli andrebbe benissimo. Si tratta comunque di una struttura decadente situata a Hollywood che dovrai esplorare per svelare i segreti che si nascondono dietro la sua storia. Una nota molto interessante su Wraith di Oblivion Afterlife è che fa parte di un universo che già conosci benissimo se ti piacciono gli horror e soprattutto gli RPG horror, poiché fa parte dello stesso universo di Vampire the Masquerade e Werewolf di Apocalypse, dove mostri e fantasmi e creature in generale non sono soltanto delle leggende, ma fanno parte del mondo reale e condividono lo stesso piano con gli esseri umani. Gioco molto promettente sul quale ho già messo gli occhi e potrei anche metterci le mani, quindi resta collegato perché fra l'altro, come ti dicevo, se sei tra quelli che non masticano molto bene l'inglese, in questo gioco c'è anche la disponibilità per la lingua italiana. E infatti volevo anche approfittarne per ringraziare Fast Travel Games, che sarebbero gli sviluppatori di questo gioco, per aver pensato anche a noi, cosa che non fanno tutti gli sviluppatori, quindi grazie Fast Travel Games per aver aggiunto la lingua italiana in questo gioco. Bene ragazzi, questi erano soltanto alcuni accenni su questo gioco che pare promettere bene, ma poi dovremmo metterci le mani sopra per poterlo confermare. Spero solo non sia l'ennesima delusione in VR, e quindi like, iscrizione e campanella. Da bene è tutto, ci vediamo alla prossima e ci vediamo in VR. Ciao ragazzi.